Allora, comunque, grazie per le foto, Giuseppe, sei sempre gentile. Allora, tu che stasera ci leggerai qualcosa, ci farai qualcosa? Che ci farai sapere stasera? Cosa? Allora, che cosa sta succedendo qua? Ma insomma, il freddo, il maltempo. Ma ci possiamo aspettare di tutto stasera. Mamma mia, questo mo chi è? Oh, mamma mia, ma mo chi è questo? Scusi? Cosa stai facendo? Sto prendendo le misure. Le misure? Oh, mamma mia. Io faccio usate. Chi va a fare l'ultimo vestito? Il sasso che fa l'ultimo vestito. Prima o poi ci rivedremo, non si può. È meglio che ce ne andiamo. Oh, non ho capito. Ogni volta che mi presento a cominci di stilare questi due. Eppure, ma maestro, avutimo pure la musica. Buonasera a tutti. Questa sera io sono venuto qui perché vorrei un attimo ripigliare una categoria che da sempre non è proprio ben voluta. No. In inglese lo chiamano The Undertaker, quello che metta sotto. In italiano si chiama il becchino. E se non sbaglio, il nostro carissimo D'Ambrosio Agnello fece una volta una bellissima recensione sul perché si chiamassero becchini e da come nascessero poi le pompe funebri. Sì, non fate così. Già tenga una vita sana, un vuole, c'è brutto come cose, ci mattite pure. Lo voglio... Cortesemente non mi grattate, perché si sente. Pare brutto. Non mi grattate, no, l'ho sentito in fondo alla fila. Eppure abbiamo tanti amici, tanti nostri concittadini, tanti nostri bravissimi autori che hanno cercato anche di riprendere la nostra figura. Bravissimo principe della risata, il nostro predecessore, una figura, un'icona. Di questa figura ve ne vorrei parlare un attimo, se mi ascoltate un po'. Ebbene, io faccio schiattamurti professione, modestamente. Sono conosciuto per tutte le case di questo quartiere, perché quando io nel Vauta sono specialista di qualità. Io tengo modo, garbo e gentilezza, o morto, ma non mi posso stare sicuro, che non ha uno sgarbo, una schifezza. Io tratto come un creatore che ha rittopato, ma voglio accoccare. O cocco lungo, stesi in due spurtone, pure se è vecchio, pare l'angiolillo. O morto non ha età. È come una creatura che si è addormentata placida e tranquilla. Non sogna roce per l'eternità. E lo sogno eterno è da nessun vantaggio. Che si addorma, non decida mai. Capisco, per morire c'è coraggio. Ma quando che la viene tu che fai? Una mano ne ha dato al di là. Che le non fa viaggio inutilmente. Che le non se ne va mai a vacante. Si povera, si ricca, si potente, faccia sti cose che la fa ignorante, che bene come uno spirito che ti ha d'arrestare. E si d'arresta, non ci stanno sante, non ci stanno ragione a fa presente, che la fa ignorante, a che stare chirici non ci sente, e si non sente, tu con Lucca fa. E poi la morte è come l'amnistia. Calibra per sempre a tutti i guai, a coccruna caparona mia. Goppa sta terra non ha avuto mai una pace, una tranquillità. E quando l'ha già vista cosa brutta? Morta ancora vivendo lieta, e la moglie che ha già
tenevo un lutto a preparare dentro una cassetta, aspettando un momento di soncigna. Ci sta qualche ricco che dice: io voglio un funerale di prima classe. E in capo essa pensi di fuori ritto. Così non mi confondo con la massa. Mossavano che li rilassa qua. A morte una. Ma tanto sono che i mezzi che tenne sempre pronto sta signora. Però il più triste è la morte ambulante. Quella che può trovare la strada, a qualunque. Come si dice? Per fatalità. Per me il trapasso è diventata la pazienza. Un passaggio dal sonoro al muto. E quando si è studata la lampadella, vuol dire che all'opera è fornuta. E un rimatore, se gli do a cucca. Bravo, ha sempre questa, diciamo, inventiva, questa innovazione. Grazie Pasquale. Grazie sempre a voi. Bravo, bravo. Viva la sposa, come dicono da lei. Cortesemente c'è qualcuno che sta consumando le mani. Non sapete di là che mi stanno combinando. Scegli un regalino per tua figlia, vai. Spero che non sti guarda. Mi piace. Ci hai fatto venire l'ansia. Hai capito? Vuol dire che ho fatto bene il personale. Ok, grazie. Buona serata. Grazie.